allora, le pubblicità, ecco, le pubblicità, Kaori, perché non muore Kaori? No, scusate se io mi permetto di augurare la morte a una persona, che è una cosa bruttissima, ma se per 4 anni mangi poco poco, muori, te ne vai, ciao. Dice, l'hai vista Kaori sulla pubblicità che spaccata e che fa in aria? Grazie, pesa 4 etti, mangia mai. Se pesa da orefice, se pesa Kaori. Quello sulla pubblicità porta col filo come se fosse un aquilone. Che ti fai, andare al bagno, dai, va. Le pubblicità, queste, ecco, le pubblicità. Poi io non riesco a capire perché non cambiano le storie e i personaggi. Cioè, nel senso, il prodotto rimane quello, io lo capisco, è un business. Ma perché non cambiano le storie e i personaggi? La vecchietta dell'ace quanti anni c'ha? 500 anni ci avrà. L'altra volta si è aperta la camicetta, c'ha l'ombelico qua, oh. A forza la fai il lifting, qui sopra gli è arrivato. Quando va sulla tazza, qua la Cristiana sta così. È così, le pubblicità. La vecchietta dell'ace. Allora, io la conosco bene, la vecchietta dell'ace sta fatta d'ace. Sta sconvolta, solo beve. Sì, o spaccia dentro casa, bello de nonna. Piede 10 miliardi d'ace, un goccetto sta fatto tutta la settimana. È una tossica e vabbè. Tu accendi la tua televisione, si vede la nipote con questo vestito macchiato, rosso, che a 40 anni deve andare a rompere scatola alla nonna per far solo puli perché lei non è buona. Guarda che macchia che gli ho fatto! Guarda che sbaglio, non posso uscire! Ma poi proprio quello rosso del vestito sono andato a macchiare! Che a lui gli piace tanto, mi diventa un toro con questo, Poi arriva la nonna, bella te, ma che te è successo? Ah no, dammi la mano, non posso uscire, nonna, dammi la mano. Se bevete un goccetto d'ace, magari sta fatta tutta la stessa, non giocare! La nonna prende l'ace, io sto a mettere sulla macchia, la nipote, no, fermati, eh! Ti ha dato una capocciola in faccia a tua nonna, ma come stai? Ah nonna, perché che ho fatto? Ma me lo potresti rovinare, no? Facciamo una prova prima. Da fare una prova sullo stesso vestito. Ancora viene a Pier Pulmino di San Patrignano, ancora passa? Le pubblicità. Andiamo su un settore. Di pubblicità. Ecco, gli alcolici. Andiamo sugli alcolici. Io qui tra i sauri da Montenegro non li reggo più. Non la faccio più. Hanno iniziato, dove c'è sta un problema ci stanno loro. Ce l'hai fatto caso? Adesso c'era un aliante in pericolo, stavo qua, oh, ammazza. Che vuoi, stavo qua, però c'hanno i botoli, c'hanno. Se tu stai al bagno, c'è una colica, oddio, ti escono dalla tazza, è un problema, allora sto cagando, leviti! No, dove c'è sta un problema ci stanno loro. Hanno iniziato 5 anni fa, con quell'aeroplano, imbriachi, fracichi, vita, fra un po' perdi la vita se continui a bere, eh. Andiamo a rifare l'aeroplano, è rotto! Se sto a 2 anni che ci stai a provare, è rotto, no? Vattene a piedi col motorino, macchina, chiama e sì. No, rifare l'aeroplano. Poi 7 mesi per prendere qua la campana. Ma chi c'ha a buttare la campana a mezzo Oceano Pacifica? Un prete che se l'ha fatta una canna, c'ho sta campana, la butto qua, no, dite voi. Oh. Ma poi io dico, no? 7 mesi a cercare sta campana, ma questi non c'hanno una famiglia al lavoro, mi cerca nessuno. Adesso c'era un aliante in pericolo, dovevamo sbrigarci, stava facendo buio. Salvano questo aliante e poi fa bene 3 bocce di Montenegro. E come ci rimane a casa quel cristiano? Ammazzalo, cosa salvano a fare? Jack Daniel, Tennessee Whiskey, imbriachi fracci e tira i tappi dentro i botti, oh. È pronto il Jack Daniel? Adesso è pronto il Jack Daniel? Non lo so, mi frega niente. Sapete quanto ci mette a maturare il Jack Daniel? 5 anni. Tu immagini 5 anni a tirare i tappi dentro i botti? Arriva al 5° anno, ci hanno dito così. Tira a botte sul tappo, guarda come tira a botte sul tappo.
Le pubblicità, gli alcolici, ecco gli alcolici, che ne so, quell'altra, ieri esco con lui, 3 ore mi parla di calcio, di zona e di modula, l'italiana, se ci la con Maldini, ma che voglia. Le pubblicità, ma una pubblicità sugli alcolici, che io adoro. Mi alzo la mattina presto, mi studio la parte tutta la notte, non te sei alzato. Mi alzava la mattina presto, mi studiava la parte tutta la notte, stavi sveglio, ti ha preso il coccolone un attimo e ti sei ripreso. Mi metto giacca, cravatta e pantaloni di vigogna. Che ha vigogna? Alzia da cicogna? La cicogna è quella che vola così, la vigogna è quella che vola così. Ma poi tu non è che hai fatto un commento, dice, sai, ieri ho messo una giacca marrone, oggi l'ho messa rossa. No, tu hai detto, mi sono messo giacca, cravatta e pantaloni. Se non te volevi mettere questi 3 indumenti, come ce volevi andare? Cor body, cor perizoma. Arrivo là bello come il sole e il sole mortacci si è spostato, vattene che te brucio, vattene. E il sole alle 2 del pomeriggio ha chiamato la luna e ha detto dammi il cambio, fammi i glissi che ti ho visto, levami. Bello come il sole, non si può guardare, c'è il viso a bozzi, per fargli una carezza ci vuole la jeep, ci vuole. È più brutto Luca, autostrada del sole contro mare a luci spente da notte. Arrivo là, ma non mi vale a sbagliare il giorno. E che cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano, nato, sta un biago fragile, sta. Ma io dico, te sei scordato pure il giorno che dovevi andare là? Ma io dico, ma è esaurito, sei uscito con giacca, cravatta e pantaloni, ma senza camicette e scarpe, dove vai mi devi dire? Le pubblicità, andiamo sugli assorbenti, che l'assorbente è un prodotto che serve per una cosa naturale, è un'informazione, va bene, ma perché fanno fare sta pubblicità ste due coatte? Termine prettamente romano, l'avete viste? E una cormiglio alzato, e no, perché a chi si potrebbe spostare? E si potrebbe macchiare, ma si potrebbe vedere, e te vanno a fine il tacco, può succedere, oh, è libero, te cammina, può succedere, e ti potrebbe cascare, te rimbalza, te va a fine il tarpare, magari te andare a raccogliere sulla corda anulare, e poi non giochiamo a pallavolo, una panna schiacciata, te sbatte sulla patata, e mette c'è il fil di ferro, tu vedi, incollalo se te si muove, quell'altra... Io lo disegno come un palloncino tutto rosso, 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 ma che la schioppa in faccia quel palloncino. Ma che messaggio è? No. Ah, poi adesso, cioè io ero una ragazza a sto periodo, mi vergognavo, perché hanno fatto assorbenti di tutti i tipi. De radica di noce, de ciliegio, che borche, chi cerchi, chi specchietti laterali, se abbiamo venuto da dietro un attimo, capito? Elettrici, pum. Hanno fatto quelli con l'aria, assorbente con aria, un'amica mia si è messa sulla prenestina, hanno ripreso. No, è allucinante. Quell'altra coatta, termine ancora prettamente romano, che va in moto, l'hai vista? In quei giorni mi rode proprio. Cioè perché? Perché un po' stanno sulla moto con il mio ragazzo a fare i pinne su una ruota, capito? Mi rode proprio. Cioè, dai, però resta assorbente, come è andato? Dice, andato bene, solamente quando sono uscita la moto mi è rimasta la sella attaccata. Dice, ma la prossima volta... Dice, ma la prossima volta si rimette l'assorbente, no, si rimette la sella direttamente. Tanto è gomma piuma, non è che... E poi ci meravigliamo se per strada vediamo una ragazza che fa... Cioè che c'ha? Assorbente che ali. Ma che è sta assorbente con le ali? Le devono spiegare le pubblicità, perché mia sorella ce l'ha messa in piccione, ce l'ha messa. Ah, poi hanno fatto assorbente con le ali vive. Con le ali vive, un'amica mia ha messo dentro la gabbietta fuori al barcone. Quando ho fatto sta assorbenti che assorbono, 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 mi cucina quando piove senza ombrello esce. Ciao!